Coraggio, narcisismo, amor di patria, pirateria. Ci fu davvero un po' di tutto nel blitz estetico militare di Gabriele D'Annunzio, in quell'impresa di fiume nata 90 anni fa per piazzare il tricolore su Istria e Dalmazia, orfane del dissolto impero austro-ungarico. Realtà circondate dal mondo slavo, mitteleuropee per mentalità e forma di governo, ma italiane da secoli per cultura e tradizioni. Nel porto franco di Fiume, l'antica Tarsatica dei Romani, il 12 settembre 1919 il Vate giunge coi suoi legionari, osannato come un messia, creando la sua personale visione di Stato e una Costituzione, la cosiddetta Carta del Carnaro, avveniristica per quei tempi, con tanto di facoltà di divorzio, voto alle donne, coppie di fatto, una tentazione e una curiosità per molti. Viene addirittura durante l'impresa d'annunziana per scoprire che quali erano le magie della reggenza italiana del Carnaro. In Italia, dall'Italia arrivano futuristi arditi, avventurieri, ma anche gente che vuole costruire. Insomma, un bizzarro incrocio tra San Marino e Woodstock sull'Adriatico orientale. Esperimento archiviato tra morti e feriti per fare posto al nazionalismo e ai soprusi etnici del ventennio fascista. Poi arrivò la Jugoslavia e per gli italiani ci furono i massacri delle foibe, silenziati colpevolmente per anni, la pulizia etnica della dittatura di Tito, la tragedia della diaspora. Intere famiglie separate da traversie di segno ideologico opposto, slavizzazione e comunismo forzati per i rimasti, fredda accoglienza da presunti ex fascisti per gli esuli in Italia. Fin qui la storia. E oggi? I muri sono crollati, la Jugoslavia non c'è più, ma in Istria, Dalmazia e nel Quarnero loro, gli italiani, dopo tanti cambi di passaporti e bandiere, ci sono ancora. Pochi ma caparbi, più o meno 35.000, tutti con un occhio all'Europa di Schengen che avanza e che rende la nazione madre più vicina. La loro rappresentanza si chiama Unione Italiana. 3.000 vivono nell'attuale Slovenia, dove a parlar loro nella lingua madre pensa, sin dagli anni 70, Telecapodistria. Tutti gli altri sono invece in Croazia, il cui governo li ha riconosciuti come minoranza autoctona e di recente ha mostrato di apprezzare non poco l'appoggio di Roma nei negoziati per il suo ingresso nell'Unione Europea, osteggiato invece per vertenze territoriali dalla vicina Slovenia, che è già membro. Nei due paesi comunque rigurgiti di nazionalismo anti-italiano qua e là si fanno ancora sentire. Un'analisi critica del comunismo, anche delle violenze che ha fatto, di ciò che ha provocato, stenta ancora a partire nella coscienza collettiva, anche nell'analisi storica, soprattutto in Croazia e Slovenia. Ma anche qui, come dire, confidiamo su ciò che l'Europa che unisce saprà fare. Ed eccoci a Rijeka, come dobbiamo chiamarla oggi, perché della Fiume che fu italiana cartelli e guide non parlano. La lingua di Dante fa capolino più che altro su qualche insegna commerciale. 3.000 italiani o poco più su 170.000 abitanti, una goccia in un mare croato. I numeri ormai ci danno ragione solo in luoghi come questo, testimoni di un remoto, fecondo, intrecciarsi di cognomi e di provenienze. Un italiano dunque declinato solo al passato? Questo decisamente no. Basta guardare meglio ed ecco scuole elementari, un liceo, una compagnia teatrale, tutte italiane. E poi la sede istituzionale della comunità, dove fervono incontri e iniziative. E ancora una casa editrice, l'Edit, il settimanale Panorama e soprattutto La Voce del Popolo, da oltre mezzo secolo il giornale dei fiumani che guardano all'altra sponda dell'Adriatico. Purtroppo la forza dei numeri gioca a favore della maggioranza. Uno zoccolo duro c'è ancora, ma secondo me si sta scalfendo, per cui direi che ci dovrebbe essere un'azione portata avanti in primo luogo dall'Unione Italiana e poi dalle comunità e da tutti i fattori che hanno a cuore questa presenza perché, diciamo così, questo zoccolo non venga ulteriormente scalfito. Anche alla stazione radio locale una piccola ma vivace redazione riporta per un po' le nostre orecchie a casa. Buongiorno dalla redazione italiana. La mia famiglia è qui davvero da secoli. La mia via dove vivo attualmente si chiama adesso via Vukovar. Ai tempi della Jugoslavia si chiamava via dell'insurrezione popolare per quanto riguarda la lotta partigiana. Quando qui c'era l'Italia si chiamava via Trieste. Sotto l'Austria-Ungheria si chiamava via Germania. Cambiano gli stati e noi restiamo sempre qui attaccati alle nostre radici. Per i fiumani patocchi, cioè doc, c'è poi un ritrovo speciale, il circolo Mario Gennari, carte, bocce, vino e naturalmente il dialetto locale, figlio di secolari affinità linguistiche con la pur rivale Venezia. E in fiumano, con i fiumani, si parla un po' di tutto, dell'età che avanza, del rischio che i giovani si croatizzino e dimentichino le loro radici, ma soprattutto di identità, così diversa, così nostra.
Siamo sempre in meno purtroppo qui, e rimaniamo in pochi, siamo tutti anziani, anche noi siamo, che siamo relativamente giovani, siamo vecchi. Perché i vecchi fiumani sono più o meno tutti quanti partiti, siamo restati in pochi qua. Io mettiamo 2 o 3 nipoti a scuola italiana. La figlia è in asilo italiano come maestra, però il marito suo è croato e parla croato. Così che i figli sono costretti a parlare una lingua e l'altra. Quando viene da me parla, mettiamo il fiumano. Però a casa col padre deve parlare il croato. Noi abbiamo, non so, i cognomi, diciamo, diciamo che è come croati, ma cosa CH in ultimo, la capisci? E non solo noi a Fiume, li trova a Trieste, li trova anche altre parti. E questa gente, noi ci sentiamo anche italianissimi, anche se è la CH in ultimo. Tornare italiani, o meglio anche italiani, a più di 60 anni dall'esodo. Per i Giuliano Dalmati un sogno che il nostro Parlamento ha trasformato in realtà nel 2006, subito con valanghe di pratiche e adesioni plebiscitarie. Quando questa legge è passata è stato veramente impressionante vedere qual è stata la reazione dei nostri connazionali. Praticamente il telefono del consolato, il centralino, si è fuso. Nell'arco di pochi giorni abbiamo avuto 5-6.000 richieste e abbiamo dovuto creare così dal nulla, nell'arco di pochi giorni, una lista, perché avevamo le file di persone fuori. Era una cosa bellissima, devo dire. In territorio croato gli interessi della minoranza italiana devono interagire ovviamente con la politica locale, di cui l'importanza della piccola ma significativa presenza dei nostri connazionali nel SABOR, l'Assemblea Legislativa. Siamo in 8 nel nostro gruppo parlamentare delle minoranze, la maggioranza ha 83 voti, ne servono 77 per formare un governo. Se lei fa il conto, 83-8, vede che... Del lago della bilancia in qualche modo. Potremmo esserlo se andassimo tutti d'accordo. Fuori da Fiume troviamo realtà ancora diverse. Se nella Dalmazia profonda il pressing culturale della maggioranza è più pesante, in Istria il bilinguismo istituzionale è un frutto già maturo, merito anche di una storia difficile da girare. Nel cuore antico della splendida Rovigno d'Istria ha sede il Centro Ricerche Storiche della Comunità Italiana. 40 anni di attività e un solo imperativo: non dimenticare. L'istituto nasce con l'intendimento di porre un freno alla storiografia ex jugoslava, jugoslava di allora, che tentava di mettere in luce completamente falsata. La storia del territorio e soprattutto della componente italiana. Stessa atmosfera anche a Pola, con la celebre arena e altre sorprendenti vestigia che parlano di storia romana prima ed italiana poi. Tra noi parliamo abbastanza l'italiano, c'è il dialetto, parliamo in polesano, parliamo in istroveneto e ci viene spontaneo, forse anche più del croato. Però, non so, con gli altri, con quelli che parlano il croato, parliamo il croato, ci adattiamo. I giovani, dunque, scommessa sul futuro. Un futuro che non è dietrologia, né sterile rivendicazione, ma solo continuità e presenza di questa piccola Italia, come l'ha chiamata un fiumano non di nascita, ma di elezione. Lo scrittore e giornalista Giacomo Scotti, napoletano, giunto qui ragazzo e qui rimasto per amore. Di una donna, certo, ma anche di un intero popolo, scientificamente decimato delle sue menti migliori e che per questo se le è dovute reinventare. Insieme con i pescatori, con gli operai, eccetera, è andata via l'intera classe intellettuale. Quindi i professori e anche quei pochi poeti e scrittori che c'erano. C'è necessità di scrivere magari poesie, racconti per bambini, racconti per adulti, di fare il giornalista, insomma, di moltiplicare. Siamo un popolo diventato un popolo di intellettuali per forza. Tornati in Italia, il viaggio della memoria si conclude dove era iniziato, a Roma, nel villaggio Giuliano Dalmata del quartiere Eur, dove ha sede il Centro Studi Fiumani. Le baracche di operai che accolsero i primi profughi istriani negli anni 50 oggi sono eleganti palazzine. Dai nomi illustri sulle targhe delle vie a quelli sui citofoni, tutto parla di loro, dei loro cognomi che finiscono spesso in itch, di genealogie miste che evocano suggestioni slave, magiare, teutoniche, sangue europeo, spirito e cuore italiani, sentimenti pagati da sempre, a caro prezzo, non da ultimo, quello dell'ignoranza. Mi ricordo i primi giorni di scuola, sempre si chiedeva amici, cioè, abbiamo uno straniero in classe, allora mi si chiedeva da dove provenissi, dalla Jugoslavia, no, io dicevo dalla Dalmazia.